grigio al secondo settore. Vediamo se si riconferma il casco rosso. Casco di rosso di Darius. Non so chi seguire per primo. Primo. Pitti, allora si segue Darius. Si segue Darius. Sì, si segue Darius. Il belga. Credo sia belga o no? No, non è il belga. No, Darius è. Voilà. No, che bandiera. No, per me è. No. Romania, Romania, Romania. Romania, Romania. Cioè, come taglia, però. Come taglia il cordolo interno. Qua ha capito, l'altra volta è andato lungo. Adesso ci va un po' più parsimonioso sul gas lì. Qua cucito al cordolo per aprire il gas di seconda, terza, quarta, quinta sulla lunga piega sulla sinistra, che porta a riscaldare tantissimo la parte sinistra della gomma. E ora subito la destra. Qui intanto, ci rischio di chiusura del settore. Hai visto Daddy? Comunque sta veramente guidando in una maniera impressionante. Daddy e Perfidus, me li sono persi. 51 e 6. Mamma mia. No, Daddy. Darius. Darius ha rischiato tantissimo. Adesso che va in chiusura. Adesso che va in chiusura. Direttamente ci spostiamo su Perfidus, che ha fatto un casco rosso. Adesso casco rosso anche al secondo settore. Attenzione. Col position ma lì vicino, forse un decimo e mezzo, vediamo in chiusura adesso. Darius terzo rimane però Darius. E si va da Perpidus adesso. Sì, si va da Perpidus assolutamente, anche se arriva la risposta di Daddy con un casco rosso anche lui. Vediamo Perpidus con 56 graffiato alla Jurassic Park, se si può dire così, il francese. E taglia netto sul cordolo. Mamma mia, che coraggio per lui, che può sfruttare qui adesso anche la scia del pilota davanti, che credo sia una Yamaha, il numero 7, che si fa largo. Però leale, vediamo l'ultima curva qui, cucito benissimo al cordolo. Qui devi allargare per il cordolo esterno, bravissimo qui Perfidus. In chiusura intanto Daddy abortisce e riparte da capo. In balsezza, tre caschi rossi. 51 e 6 di Perfidus. Ma cosa sta facendo Vassels? Cosa sta facendo Vassels con la briglia? Incredibile. Mamma mia, Vassels adesso. Andiamo a seguirlo Vassels. Ci sta, ci sta, secondo me è Paul. Eccolo Vassels, attenzione. È Paul Simo. Vassels. No, mamma, ma che ultimo settore fatto Perfidus. Ha fatto un ultimo settore assurdo, ma attenzione a Chiado perché non ha ancora siglato un tempo. E dobbiamo prendere pure lui. Mentre intanto Vassels riparte per un altro giro. Ecco Chiado in chiusura. Chiado ottavo, 593 millesimi di ritardo. Mamma mia, ma sono tutti vicini. Che gara ci aspetta questa sera? Mamma mia, che eccitazione. Fremo per vedere la gara 1, veramente. It's Bart, terzo settore, ancora a migliorarsi. Intanto io sono ancora su Chiado, ma da andare a seguire It's Bart. It's Bart in chiusura adesso, esce forte. Vediamo se rincalza, forse Valsez, se riesce a recuperare qualche posizione su. Primo! Pole position! Ma che cosa ha fatto? Pole position! Ma cosa ha fatto Bart all'ultimo settore? 1, 51 e 570! 62 millesimi! Aperti! No, vabbè, ragazzi! Che 93 rifilati! È ora da vedere, perché secondo me ha fatto un ultimo settore impressionante, ma i primi tre non era esageratamente forte. Sì, magari il casco rosso nel primo settore, ma nel secondo e nel terzo ci saranno secondo me dei miglioramenti. Piccolino intanto casco grigio, quindi difficoltà purtroppo per Piccolino, che Piccolino nelle gare di qualificazioni si è trovato bene. Peccato per Piccolino. Drian invece veramente, che corre con la Ducati, perché il tester Ducati qui su questo tracciato, test Ducati, Drian. E niente, si sta trovando abbastanza bene, un secondo dalla vetta, non sta guidando per niente male. No, no, infatti i primi 11, ma aggiungiamoci anche Picchiolino in 2 secondi, ora gli ultimi 10 secondi, Darius. Intanto Darius migliora. Ah, peccato in chiusura adesso, quindi Darius non può, Daddy
preso. Dazio ha preso anche lui bandiera. Sì, mamma mia, adesso da vedere. Casco da vedere qui nel secondo settore, forse può migliorare qualcosina. Peccato, secondo me Valsez è ancora casco grigio. Drian può cercare di migliorarsi, forse è l'ultimo. È Chiado. Perfidus casco rosso nel terzo. Mamma mia, Perfidus. Mentre intanto Drian addirittura mette dietro sia Spiter che Riand, ma si sta migliorando. Attenzione, andiamo a prendere Perfidus. Perfidus, il francese, va fuori Perfidus. Ah, peccato. Niente, si mangia la pole così. Va fuori, che peccato. Perfidus. Giro annullato per lui. Allora si va su Chiado, Chiado aggredisce il cordolo interno per poi andare sul lungo curvone a sinistra. Qua la gomma si sacrifica tantissimo. Chiado l'ha annullato pure Chiado. Ah, che peccato. L'ha annullato pure Chiado. Picchiolino a questo punto. L'unico è Picchiolino. Vediamo se Chiado però magari non ha il tempo buggato. Ma comunque no. Incredibile. Ma guarda, abbiamo 11 piloti in un secondo. Speriamo si metta anche Picchiolino lì in quel secondo. Sì, veramente, ma che pole di Bart, ragazzi. Che pole.